Buongiorno a tutti. Mentre arrivano le slide, innanzitutto mi fa molto piacere essere qui oggi. Ringrazio sicuramente il CIFI e l'ingegner Mannara per avermi dato la possibilità di partecipare come relatore per una memoria che devo dire mi rappresenta abbastanza, in quanto sin dall'inizio della mia carriera tecnica, che non ho iniziato all'università ma in Fiat Ferroviaria, proprio nell'introduzione di tecniche numeriche nella progettazione dei veicoli ferroviari verso la metà degli anni 90. E poi ho proseguito in ambito universitario, e anche in questo campo devo dire che mi fa piacere essere qui a rappresentare l'università, che in questa tematica, come in Italia, ci sono probabilmente un numero di università che si contano sulla dita della mano a tenere alta la ricerca, e anche in modo efficace, sia in campo nazionale che internazionale. Oltre al Politecnico di Torino, senz'altro c'è Napoli, Firenze, Roma e Milano, e altre non me ne vengono in mente, però chiaramente la tematica è sicuramente di interesse per il futuro. Allora, in questa presentazione, io cercherò di dare innanzitutto una piccola visione su qual è stata l'evoluzione delle teorie che stanno alla base della modellazione della problematica ruote rotaie e della loro introduzione nell'ambito della simulazione numerica, metodi che ormai sono ampiamente consolidati ma che richiedono ancora studi e manutenzione continua, perché ovviamente l'evoluzione delle tecniche vanno insieme sia insieme all'evoluzione degli strumenti di calcolo, che ovviamente accanto a questi anche lo sviluppo di nuovi veicoli richiede nuove necessità. Ovviamente quello che vi farò vedere è principalmente incentrato anche sulla base delle esperienze che sono state svolte presso il mio gruppo di ricerca in ambito ferroviario. Allora, lo studio dell'interazione ruota-rotaia ovviamente è una tematica che ha seguito da vicino lo sviluppo del mondo ferroviario sin dalle sue origini. Le prime teorie di una certa rilevanza si devono addirittura a Carter nel 1926, che fu il primo a proporre dei modelli analitici in grado di prevedere le forze che si sviluppano al punto di contatto. Inizialmente queste teorie erano delle teorie empiriche o analitiche semplificate, ma ovviamente hanno avuto una svolta quando si è incominciato a utilizzare dei calcolatori per poter valutare appunto le grandezze fisiche e i modelli numerici. E un punto di svolta nell'ambito dello studio delle teorie di ruote rotaie si può far ricondurre alle teorie sviluppate da Vermeulen e Johnson nel 64, quando venne definito l'impiego della cosiddetta teoria della striscia in ambito ferroviario e nell'ambito dello studio del contatto ruota-rotaia, passando a studiare un problema che inizialmente veniva visto come un problema tridimensionale sviluppato su un volume, a un problema che poteva essere ricondotto a un problema piano, quindi un problema di superficie da risolversi con metodi al contorno, quindi con metodi che potevano essere risolti integrando per strisce l'area di contatto. Questo punto di svolta vede poi un'ulteriore svolta quando Kalker, a metà degli anni 70, porta avanti le sue teorie. Le sue teorie che sono basate semplicemente sulla estensione delle teorie normali dovute ad Hertz, che studiavano il contatto e li mettevano in relazione con l'elasticità dei materiali, estendendola al caso del ferroviario, dove a differenza della teoria di Hertz c'è anche l'aderenza e quindi ci sono anche delle importanti interazioni con le forze tendenziali. Devo dire che Kalker ha sviluppato diversi algoritmi, sia lineari che non lineari, e questi metodi sono alla base di sostanzialmente modelli analitici e numerici che ancora oggi si trovano nei codici commerciali. Quindi dal punto di vista strutturale, devo dire che le teorie degli anni 70 di Kalker erano talmente avanti nei tempi che si sono potute utilizzare efficacemente solo quando gli strumenti di calcolo lo hanno permesso. Per esempio, il codice contact viene introdotto nei codici numerici soltanto oggi, perché benché esistesse già, non era concepibile metterlo dentro un veicolo e simulare la dinamica del veicolo con quel codice, dato che per simulare un istante di tempo ci volevano magari 2 giorni, quando negli anni 70 il calcolatore non era quello di oggi.
Nel seguito, non è che i ricercatori hanno smesso di studiare problemi vuota rotaia perché diciamo, il contatto era già risolto, hanno continuato a studiare principalmente per cercare dei metodi per rendere più efficienti numericamente quelle teorie che erano implementate negli algoritmi di calcare. E devo dire che, per esempio, uno degli aspetti più rilevanti è stato proprio quello di utilizzare dei metodi empirici o semi-euristici per rendere, diciamo, più efficienti, più simili a risultati di modelli più complessi con una spesa computazionale molto minore. Dal punto di vista più pratico, vorrei ripercorrere brevemente quali sono stati i passaggi fondamentali nello studio e nell'evoluzione di queste teorie. Si è passato innanzitutto, questo intorno alla metà degli anni 90, dall'utilizzo di modelli prettamente lineari a modelli non lineari, che permettevano quindi di valutare la saturazione delle forze d'attrito, la non linearità dei profili, perché all'inizio si utilizzavano profili stilizzati che avevano al massimo due linearità, il bordino e poi la porzione di tavola. Il secondo passaggio importante, che però è avvenuto molto più avanti, diciamo intorno per così dire al 2000, è stata l'introduzione, il passaggio da un modello di tipo rigido nella simulazione delle forze normali a un modello di tipo elastico. Attualmente quasi tutti i codici di calcolo commerciali hanno soltanto metodi prettamente elastici per lo sviluppo, ed è quello posto al terzo punto. Più recentemente, quindi si parla dal 2010 in poi, abbiamo incominciato anche a introdurre l'impiego proprio nella dinamica del veicolo di aree non erziane invece delle aree ellittiche che trovate qua nella mia slide, nella posizione a sinistra. Questa era la cosiddetta teoria della striscia iniziale. Chiaramente, dato che l'area di contatto non è infinitamente piccola, quando copiamo due profili non lineari, quello che c'è da aspettarsi è che la curvatura varia lungo il profilo e così varierà anche la forma dell'area di contatto. Ovviamente ci sono delle serie implicazioni nel come variano anche le forze di contatto considerando un modello invece dell'altro. Ed infine, più recentemente, si sta anche tenendo conto della plasticizzazione del profilo dove la tensione cede quella limite del materiale, quindi queste correzioni sono importanti soprattutto per simulazione di usura, di danneggiamento superficiale, di passaggio su scambi, per esempio. Ciononostante, se qua nell'ultima slide ho voluto confrontare i risultati del codice CONTA, che ancora oggi si utilizza, con risultati di miei colleghi che molto più recentemente hanno proposto delle loro variazioni sul tema di questo, e come vedete i risultati sono ben allineati tra loro, quindi diciamo che non abbiamo migliorato tanto l'aspetto della previsione dagli anni 70 a oggi, abbiamo migliorato molto invece l'aspetto dell'efficienza computazionale che ci permette di fare cosa? Di utilizzare questi codici per simulare un intero veicolo e non soltanto più un aspetto localizzato al contatto. La simulazione della dinamica del veicolo viene fatta ormai convenzionalmente, mentre in passato scrivevamo le matrici a mano, abbiamo incominciato a utilizzare dei metodi multicorpo, metodi multibody, dei metodi che, diciamo, analiticamente, numericamente fanno quello che si faceva precedentemente dal punto di vista analitico. Quindi risolvono a parametri concentrati un intero veicolo o addirittura un intero convoglio e ci permettono quindi di calcolarne tutte le implicazioni dinamiche, dalle forze di contatto alle accelerazioni, eccetera. Esistono ormai molti codici commerciali ben consolidati nello studio di questi problemi. Il primo che ho segnato è lo stesso che ha utilizzato il mio collega, il codice SIMPAC, Adams Rail, Vampire, Newcars, che si usa negli Stati Uniti, Genesis, che viene dal nord Europa. Questi codici, grosso modo, ormai sono abbastanza talmente ben consolidati che permettono di implementare automaticamente diverse teorie di contatto ruota rotaia e di modellare sia il veicolo che la struttura del veicolo, a volte anche utilizzando elementi flessibili. Sono talmente ben consolidate che oggigiorno anche le stesse normative, e questo processo inizia già dalle ultime versioni dell'UC 518, permettono in una qualche misura di validare questi codici e di pensarli come un'estensione della prototipazione fisica. Tant'è che in alcuni veicoli, quando il veicolo è molto simile a precedenti, è possibile bypassare la fase di testing sperimentale e utilizzare invece un'omologazione virtuale per questo tipologia di veicoli. E questo è previsto per esempio dalla 14363. In ogni caso, anche dove questo non avviene, ormai questi strumenti sono diventati fondamentali per i costruttori di treni per poter avere una base previsionale di quale sarà
il funzionamento del veicolo senza dover necessariamente fare i test. Quindi tutta la fase che una volta si faceva da treno zero, varie prove e tuning delle sospensioni per arrivare finalmente a una soluzione eccellente dopo vari passaggi, adesso si può accorciare e avere già il primo veicolo che sarà provato che già manifesta un ottimo comportamento. Allora, questo non significa che abbiamo finito il nostro lavoro e che possiamo basarci su questi codici. Qui manca una parte che io dico sempre ai miei studenti: un codice richiede anche un buon utente del codice, perché un codice di calcolo, purtroppo, quando gli sta un dato di input, ha normalmente un output, non è detto che sia quello corretto. Quindi chiaramente, come in altri settori abbiamo il patentino del saldatore, probabilmente dovremmo anche interrogarci se fare un patentino del modellista di questo tipo di codice per un futuro, soprattutto se si pensa di estendere l'applicazione anche in ambito oltre quello che è la previsione iniziale, ma anche in fase omologativa. Ci sono però degli aspetti più significativi che richiedono sicuramente una particolare attenzione o ulteriori studi. Io qua ne ho voluto segnare alcuni, ma ce ne sono molti altri che non ho neanche segnato, come la stabilità di marcia, lo studio dell'adesione, eccetera. Sicuramente vi dirò qualcosa sulla modellazione dei difetti di tracciato, sulla modellazione dei deviatoi, sulla modellazione di alcuni aspetti legati ai lunghi convogli mediante tecniche di digital twin, e ovviamente rientrano in questi quello che avete visto dal mio collega il professor Strano, della modellazione dell'usura, ma anche la modellazione del danneggiamento superficiale richiede sicuramente un tuning diverso, perché sono problematiche sicuramente che sono fortemente non lineari e richiedono un'attenzione alla parte sperimentale e numerica insieme. I difetti del tracciato. Ovviamente i codici di calcolo attualmente disponibili permettono di modellarli. E i difetti di cui stiamo parlando dal punto di vista del tracciato sono difetti plano-altimetrici rispetto alla linea media, difetti della forma del profilo e anche la variazione stessa dell'elasticità del tracciato lungo il percorso. Questi difetti, nonostante siano modellabili, non è detto che li stiamo modellando bene, perché è molto complesso avere a disposizione i dati sperimentali locali su cui far circolare un certo veicolo per verificare se questi veicoli comportano delle problematiche aggiuntive oppure no. Sicuramente siamo certi che questi difetti hanno una grossissima influenza sul comportamento del veicolo. E tra l'altro, qui ho voluto metterlo in rosso, i difetti del veicolo dovrebbero essere messi insieme a quelli del tracciato e possono anche concorrere a creare un effetto diciamo esponenziale al danno che può essere prodotto, per esempio, ai fattori di sicurezza di marcia. Giusto per fare un esempio, qui ho una slide che riporta un caso reale che è stato simulato, dove c'è stato uno svio molti anni fa. Nella prima parte della slide viene simulato un modello, il tracciato come ideali, ma comunque in modo perfettamente realistico. Vedete che c'è un grossissimo margine tra il limite di deragliamento, eppure il veicolo è deragliato. È deragliato, ma mettendoci insieme le regolarità di profilo, le regolarità della linea media, le regolarità di profilo che in questo caso era molto conforme, e anche le regolarità che qua non si vedono dalle slide, ma che ci sono sull'elasticità, perché c'erano alcuni elementi di aggancio non collegati, chiaramente il veicolo evidenzia un supero, ovviamente sono dati già filtrati, quindi questi sono dati efficaci per la dinamica, y su q evidenzia un evidente supero su due curve, sulla seconda c'è stato lo svio. E quindi chiaramente mettere insieme le regolarità del tracciato è fondamentale per il buon comportamento. Le regolarità del tracciato, noi che facciamo questo lavoro di modellazione, normalmente facciamo riferimento, come anche previsto in sede omologativa, a delle distribuzioni statistiche standard. Per esempio in Europa usiamo quelle ancora dell'ORE B177, che vanno benissimo per certi versi, in altri paesi usano quelle definite dalla Federal Railroad Administration. Vi ricordo solo che la ORE B177 ha sviluppato due spettri di regolarità di binario riferiti a test sperimentali degli anni 70 probabilmente, fatti principalmente in Nord Europa tra Germania, Olanda, una parte del Belgio e della Francia, e forse per l'Italia ha interessato una piccola tratta delle nostre linee. Quindi sono difetti statistici. Perché vengono utilizzati e comunque ha senso utilizzarli? Perché ovviamente quando progetto un nuovo veicolo
utilizzando uno spettro di linea di riferimento, posso capire se quel veicolo va altrettanto bene che uno già esistente, o va meglio o va peggio, e quindi abbiamo un fattore comune con cui confrontarci. Sicuramente però l'utilizzo di spettri di linea standard non consente di capire veramente cosa sta facendo il veicolo, dove dovrà circolare, soprattutto se ci sono dei grandi difetti localizzati nel tracciato. Allora, la normativa europea, tra l'altro per la qualità di tracciato, la 13848, impone comunque dei limiti sull'ampiezza di difetti, intesi come difetti di diverso tipo, ma nel caso di difetti isolati, cioè per ognuno di questi difetti di sgrembo, di scartamento, c'è un limite specifico all'ampiezza massima. Attenzione che però i difetti combinati possono causare un peggiore comportamento rispetto al difetto isolato, cioè se io ho insieme uno sgrembo e uno scartamento che sono sotto il limite, non è detto che il veicolo non deragli lo stesso. La normativa ci dice che bisognerebbe tener conto dei difetti combinati, ma non ci dà nessuna indicazione su come farlo. Poi ovviamente i gestori di infrastruttura in qualche modo cercano di venire incontro, ma non esiste attualmente ancora un metodo consolidato, anche perché ovviamente è molto difficile farlo. Chiaramente l'unico modo sarebbe di mettere effettivamente la vera linea sotto il treno e vedere che cosa sta succedendo e magari farlo in modo simulato. Quindi sicuramente sono necessari ancora ulteriori studi per capire l'effetto della combinazione dei difetti e eventualmente anche la presenza di difetti in combinazione con la caratteristica della linea. La presenza di difetti in particolari sezioni del tracciato è difficilissima da introdurre, per esempio quando parliamo di deviatori di intersezioni, ovviamente è un campo che richiede ulteriori attenzioni, almeno dal punto di vista modellistico. La simulazione, tra l'altro, del deviatorio è estremamente complessa perché prevede, per esempio, grandi e rapide variazioni delle forze di contatto quando passiamo nelle diverse parti del deviatorio, la ruota attraversa diversi corpi che sono tra loro non collegati nello stesso modo, entra in contatto con l'ago dello scambio, con il controago, con la rotaia zampa di lepre e così via, e ogni volta trova sostanzialmente delle caratteristiche geometriche differenti. E ovviamente la ruota, quando passa nella sezione nociva, ha un salto, tra l'altro, che comporta un impatto, che comporta una mancanza di supporto per un certo tempo. Questo a meno che non sia uno scambio a cuore mobile, ovviamente. E chiaramente le caratteristiche di tracciato sono ampiamente variabili all'interno di questo perimetro. Non è che noi non abbiamo mai studiato in ambito di ricerca questo problema, ci sono diversi studi presenti in letteratura, che però non hanno ancora consolidato una metodologia univoca. Recentemente è stato fatto un benchmark internazionale di diversi enti di ricerca per cercare proprio di capire a che punto è la ricerca nello studio dei deviatori. Per poter confrontare diversi codici, diverse tecnologie in questo ambito, è stato fornito da questi organizzatori del benchmark che venivano dalla Svezia e dall'Università di Huddersfield in Inghilterra, il modello del veicolo. Qua c'è scritto Manchester Becher, significa che è stato preso l'Eurofima sostanzialmente, la geometria dello scambio dell'intersezione per due scambi, uno inglese e uno svedese, la rigidezza in diverse sezioni di tracciato e ovviamente è stato dato tutta la geometria e la disposizione del layout. Chiaramente per motivi di semplicità la sezione di deviate, la sezione dell'intersezione sono state modellate con due simulazioni separate perché si voleva capire i diversi codici come si comportavano nelle due porzioni senza mettere insieme le varie dinamiche che potevano scaturire. Qui, giusto per darvi un esempio, vi faccio vedere in alcuni dei casi simulati qual è stato l'accordo tra diversi codici che vedete rappresentati qui, e l'accordo è molto buono tutto sommato. Diciamo che quasi tutti i codici, tranne qualcuno che ha qualche spike dinamico, per quanto riguarda le forze laterali si componono tutti molto bene. Per le forze verticali c'è qualche incertezza, perché alcuni codici sono molto più sensibili, in particolare alla rapida variazione dinamica successiva al passaggio sulla deviata. All'interno di questi codici, qui c'è scritto il codice di calcolo, ma per esempio il codice SIMPAC, sono simulazioni fatte dal mio gruppo di ricerca, non sono proprio state fatte dai produttori di questi software. Qui ho visto prima il professor Bracciali che col suo gruppo ha fatto le simulazioni di VA Rail, quindi chiaramente si tratta di simulazioni fatte in ambito universitario da utenti che conoscono bene i codici e che hanno permesso di ottenere mediamente dei buoni risultati.
All'atere di questa simulazione, il mio gruppo, insieme a quello dell'Università di Firenze, ha voluto indagare qualcosa in più, indagare qual è l'effetto di una possibile irregolarità di tracciato posta in una posizione dello scambio. Vi ho fatto diversi casi, qua ce n'è un esempio. Abbiamo preso tre difetti e li abbiamo messi vicino alla deviata. Ovviamente non ha senso in questo caso applicare delle irregolarità statistiche, perché chiaramente non sapremo che cosa farcene e come interpretare i risultati. Quindi abbiamo messo un difetto isolato. Sulla base di questo difetto isolato, quello che appare è che, fortunatamente, ovviamente qui noi abbiamo simulato sia la deviata che l'intersezione in un'unica sequenza, senza separarle, perché sennò non avremmo capito l'effetto reciproco. C'è un piccolo effetto della dinamica del veicolo con la presenza di effetto anche sulla sezione dell'intersezione, ma è un effetto molto moderato. Mentre invece è molto evidente che se c'è un difetto sulla deviata, attenzione, a seconda del tipo di difetto, e questo più alto ha la presenza di un importante sghembo, ci può essere un supero di un parametro di sicurezza. E quindi bisognerebbe capire e contestualizzare come poter includere dei parametri di sicurezza anche sui difetti isolati o su altri tipi di difetti, da estendere anche a quando questi sono presenti all'interno del deviatore, senza contare che qua non abbiamo messo insieme il discorso della geometria del fuffiso usurato, che magari può essere anche preponderante rispetto ai difetti difetti di layout, per così dire. Quindi diciamo che il mondo del deviatorio è sicuramente un mondo che nel futuro della ricerca avrà una grossa attenzione e sarà molto importante. Nella simulazione dei lunghi convogli, di cui vi darò praticamente nulla, diciamo che è un campo sostanzialmente di sicuro interesse per la ricerca, in cui non si utilizzano i codici multivolume. Dato che il convoglio è molto lungo, normalmente si utilizzano dei codici monodimensionali semplificati, che qua ho sintetizzato con la parolina in inglese LTD, che chiaramente permettono sostanzialmente di valutare gli sforzi agli organi di aggancio, che sono normalmente importanti nella dinamica longitudinale, possono causare lo spezzamento treno e quindi hanno un certo interesse. Noi già dal 2001, con un gruppo che era formato da Sabacco, che adesso è Vaptec, l'Università di Roma e il mio gruppo, avevamo sviluppato il codice Trendai, almeno la primissima versione, che si proponeva di sostituire la vecchia versione UIC del codice E-Train. Questo codice è stato ulteriormente sviluppato nel seguito dal professor Cantone dell'Università Tor Vergata ed è stato adottato attualmente dall'UIC come codice di riferimento per lo studio della dinamica dei lunghi convogli. Chiaramente un codice molto efficiente, ma nello studiare il problema longitudinale. Attenzione, in Europa oggigiorno si incomincia a concepire il fatto che quando il treno frena in una curva stretta c'è la possibilità che il lungo convoglio possa aumentare il rischio di deragliamento, e questo non potrà mai venire fuori da un codice monodimensionale. Allora, chiaramente, quello che ci è venuto in mente è dire, potremmo invece di utilizzare questi codici utilizzare un codice multibody per l'intero convoglio, fattibile, ma non fattibile dal punto di vista del solutore, perché un convoglio di 700 metri a 1750 gradi di libertà, e il solutore, a parte che ci mette mesi per risolverlo attualmente, sicuramente innesca dei problemi numerici che non sono sostanzialmente gestibili. E quindi chiaramente si deve trovare un'altra soluzione. La soluzione che qui vi propongo è una soluzione che vede delle tecniche moderne applicate nella simulazione numerica. Tecniche che prendono il nome digital twin, in realtà anche il metodo multibody per se stesso è un digital twin, però in questa accezione il digital twin lo vedo più come un qualcosa legato all'intelligenza artificiale, cioè allo sviluppo di un modello numerico surrogato sulla base sostanzialmente di un'interpolazione dei dati presenti, in cui i dati però non vengono, come capita normalmente nei gemelli digitali, dalla misura, ma vengono da un altro modello numerico. Noi abbiamo realizzato un modello numerico dettagliato del veicolo, che è sicuramente in grado di calcolare le forze ruota rotaia, l'y su q, il q su q, le forze di Ripple, ma che chiaramente è molto lento. Da questo modello è stato utilizzato per fare il cosiddetto addestramento, il training del modello surrogato, cioè del modello digital twin. Quindi con questa tecnologia noi simuliamo n volte una singola carrozza dentro un convoglio
andiamo a calcolare il rischio di deragliamento e poi questo lo utilizziamo per creare un modello surrogato che prevede in futuro dentro il convoglio quali saranno gli sforzi laterali e il rischio di deragliamento anche quando siamo in fase di frenata. I risultati che qua sintetizzo, abbiamo sviluppato in realtà 20 modelli surrogati, perché ovviamente per ogni parametro ci serve un modello surrogato. Il modello surrogato l'abbiamo fatto per ogni ruota del veicolo per calcolare l'y su q, il dq su q e le forze di ripage. Questi modelli surrogati li abbiamo utilizzati con due tecniche diciamo di simulazione che sono la support vector machine e least square support vector machine, che grosso modo danno un risultato abbastanza simile, uno un po' più accurato dell'altro, e ovviamente l'accuratezza dipende dal numero di sample, cioè di prove che facciamo in training per fare l'addestramento dei parametri del modello. Noi qui ci siamo fermati a 500 e a 500 i risultati che otteniamo tra il modello surrogato e il modello effettivo sono molto buoni, abbiamo un R quadro di 0,9 anche superiore, almeno per l'y su q. Chiaramente il vantaggio di tutto questo processo è che possiamo stimare gli indici di sicurezza su 500 configurazioni sul modello surrogato mettendoci un secondo, dove facendolo sul metodo multibody ci metteremo un giorno di simulazione. E solo per una singola carrozza, quindi se dovessimo introdurlo dentro un convoglio la cosa non sarebbe praticabile. Quindi questa tecnica è estremamente efficace. Voglio concludere la mia presentazione ponendo uno spunto, perché ovviamente l'incertezza sui parametri dei veicoli è un altro aspetto ampiamente aperto. E ovviamente il codice multibody è in grado di gestirli. Lo si fa tranquillamente in fase di design, si fanno variare le rigidezze per capire qual è quello ottimale sia per la stabilità che per la sicurezza di marcia, eccetera. Però una cosa che non è tanto fattibile è capire in esercizio se c'è una variazione random quale sarà l'effetto, anche perché la combinazione di diversi tipi di problematiche, abbiamo visto prima nell'esempio del carrellino, che se sono sulla diagonale, se sono fuori diagonale, abbiamo n casi, e doverlo fare a livello di convoglio considerando più parametri può diventare un'operazione impossibile da gestire dal punto di vista analitico e numerico. Quindi un approccio possibile sarebbe utilizzare un approccio simile a quello che abbiamo visto prima, cioè cercare di capire con dei modelli surrogati qual è l'effetto di una variazione di un parametro su una, diciamo, variabile di controllo come può essere l'y su q, e poi magari sulla base di una misurazione fatta quando il treno passa su un punto di controllo e misuro qual è l'effettivo squilibrio sulle ruote, applicarlo al modello surrogato e farsi dare un'informazione utile in tempo sostanzialmente reale di quali sono i rischi sostanzialmente che si potrebbe poi correre in esercizio a mandare in circolazione questo veicolo con quel tipo di parametro. Va bene, io con questo direi che ho concluso la mia presentazione e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti.